Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo nuovo tutorial parleremo di chiocciole infestanti e parassiti in acquario. Le chioccioline infestanti, che spesso provengono dall'esterno del nostro acquario, quando ad esempio compriamo delle piante dall'acquarista e sono presenti su di esse delle uova, che quindi poi si vanno a riprodurre nella nostra vasca, sono un problema che affligge molti di noi. E soprattutto diventa un problema non tanto quando ci sono delle piccole colonie in acquario, ma quando diventa un problema di infestazione. La presenza di chiocciole nell'acquario da alcuni è apprezzata perché comunque fanno parte del biosistema. Il problema è che la loro riproduzione spesso è irrefrenabile e quindi vanno proprio a infestare con una grande presenza di elementi le nostre vasche. Qual è il problema? Non è tanto la presenza di chiocciole a livello estetico, ma il problema è che quando queste creature sono detrivore, quindi mangiano piccoli cadaveri, sporco, piante marce, hanno finito questi residui, vanno ad attaccare le piante. Per prima cosa impariamo a conoscerle ed elenchiamo le specie più frequenti nei nostri acquari. Melanoides. Sono chiocciole con conchiglia conica, allungata, con opercolo. Non mangiano le piante, ma mangiano i detriti. Fisa è un tipo di chiocciola molto diversificata, può essere colorata o anche bruna. Ha una conchiglia a forma di cono corto, molto fragile. La Planorbis invece è una conchiglia di forma piatta e piana, fragile e priva di opercolo. È una conchiglia molto bella e molto commercializzata. È molto prolifica, quindi tende a invadere l'acquario di un gran numero di esemplari ed è una grande mangiatrice di alghe, per quello che viene molto venduta. Il problema è che poi quando le alghe sono finite oppure quando cambia gusto, attacca le piante e questo ovviamente è molto controproducente. L'Acroloxus invece è una conchiglia trasparente e fragile a forma di cappuccio. È minuscola e aumenta le sue unità rispetto alla quantità di cibo che trova presente nella vasca. Se quindi abbiamo detto una piccola colonia di chiocciole infestanti può essere tollerata e anzi fa anche parte del biosistema, ovviamente quando iniziano a essere di un numero troppo elevato dobbiamo trovare dei metodi per eliminarle. E sostanzialmente questi metodi possono essere di tre tipi: un metodo meccanico, un metodo biologico e un metodo chimico. Il metodo meccanico prevede due modi diversi di agire. Il primo è proprio andare semplicemente con le mani a eliminare le chioccioline che vediamo appoggiate sugli arredi, sul vetro. Alcuni le eliminano proprio, altri le schiacciano sul vetro per dare cibo al pesce. Il secondo metodo, sempre meccanico, ed è un oggetto in commercio dai nostri acquaristi, quindi si trova molto facilmente, sono delle trappoline che hanno una forma di scatola con un'entrata da cui però poi non si può uscire. All'interno ovviamente è presente un'esca e quindi questo prevede che la chiocciola entri dentro e poi non riesca più a uscire. Ovviamente ogni tanto vanno vuotate e rimessa l'esca per farla funzionare a dovere. Il metodo biologico invece prevede l'inserimento di alcune specie particolari in vasca che ovviamente vanno a mangiare le chiocciole. Possono essere botia, possono essere pesci gatto, possono essere anche gli stessi ciclidi, che però ovviamente ricordiamoci una volta finito con le chiocciole andranno a mangiare un po' quello che trovano e quindi potrebbero creare dei danni alla vasca. Un altro elemento biologico molto a nostra esperienza molto positivo è sicuramente la chiocciola killer. La chiocciola killer o Anentome helena è una chiocciola che si presenta di forma conica, rastremata, beige e nera. È una chiocciola, quindi un gasteropode, che però mangia gli altri gasteropodi, quindi diciamo una forma di cannibalismo ed è per questo che è molto valida nel combattere le chioccioline infestanti. Sono quindi delle ottime lumachicida e sicuramente sono molto valide rispetto ai pesci che abbiamo già citato. Non hanno una crescita smisurata, quindi non infesteranno a loro volta l'acquario e si nutrono oltre che di chioccioline anche di altre cose come ad esempio le piante marce o i cadaveri dei pesci.
Per combattere un'infestazione in acquario, su 100 litri ne bastano più o meno 3 unità. Il terzo metodo, e per noi da Aquascaping Lab il più sconsigliato di tutti, è il metodo chimico. Esistono infatti dei prodotti chimici che trovate dall'acquarista che possono servire a eliminare queste infestazioni. Ma vi ricordiamo che, a parte gli accorgimenti come ad esempio togliere i pesci dall'acquario, ovviamente perché il carico di medicinale, di presenza chimica è molto alto, a parte questo poi lo smaltimento dei cadaveri delle chioccioline che moriranno è molto difficile, quindi l'acqua sarà veramente molto inquinata e difficile da ripristinare nei suoi valori. Esistono poi altri parassiti nei nostri acquari, spesso sono planarie o nematodi. Sono dei piccoli vermicelli bianchi, sostanzialmente innocui, possono essere più o meno di un centimetro, e frequentano spesso le zone dell'acquario con meno ossigenazione, quindi il fondo, il filtro o anche il diffusore della CO2. Abbiamo detto sono innocui e spesso vengono predati dai nostri pesci, però ovviamente ci sono delle situazioni in cui questi parassiti infestano l'acquario. Ora, io eviterei sinceramente composti chimici perché, come si è detto, per le chiocciole sono sempre controproducenti. Semmai inserire delle esche, le trovate dall'acquarista, oppure delle esche fatte in casa con della carne, perché ovviamente le planarie vanno alla carne anche un po' in decomposizione, quindi ne sono golosi. Oppure, ovviamente, inserire sempre nell'acquario, con metodo biologico, dei pesci ad hoc, che possono essere la Betta splendens o il Macropodus opercularis. Per quanto riguarda un'altra tipologia di parassiti, che sono quelli portatori di malattie per i pesci, vi rimandiamo a questo video. Sull'argomento chiocciole direi che è tutto. Vi ringrazio di essere stati con noi su Aquascaping Lab. Cliccate mi piace e mettete un commento qui sotto. Iscrivetevi al nostro canale e vi aspettiamo a breve per altre grandi novità.